Buonasera, buonasera a tutti, Antonino, iscrivetevi al canale, questo mi piace. Oggi parliamo di Formula 1, da buon tifoso della Ferrari, da buon tifoso della Formula 1, vorrei un po' parlare, no? di questo Gran Premio. Ho qua tutta la baracca del simulatore qua da questa parte, sono un grande appassionato e un grande tifoso Ferrari. Purtroppo oggi le aspettative non sono state quelle che volevamo. Sorrido perché sono 16 anni che le cose non vanno bene, dobbiamo dirlo. Da quel 2007, l'ultimo titolo, ogni anno è quello buono per vincere il mondiale, ma ogni anno succede qualcosa. L'ultimo anno la macchina era forte, il muretto non andava bene. Quest'anno c'era la strategia, ma era la macchina che non è andata. Eravamo terzi lì con Leclerc in linea di partenza, abbiamo sacrificato un set di gomme rosse per poter fare uno stint con gomme nuove in gara, l'abbiamo utilizzato subito, ha dato i suoi frutti perché siamo andati subito in seconda posizione, poi abbiamo un po' sofferto dopo il pit stop, Perez è passato, quindi là eravamo terzi e quarti. Sembrava che comunque potessimo arrivare a podio tranquillamente, ma poi è arrivato il messaggio ai box Leclerc con il no power, ci ha un po' buttato giù tutti. Poi Leclerc è uscito, si è ritirato e Sainz non ha tenuto il passo. C'è stato, non so se un degrado di gomme perché il degrado era per tutti, ma un crollo di prestazione della macchina. Che ha fatto sì che Alonso con una grandissima Aston Martin, avevamo già visto dal venerdì le prove libere, insomma ci ha sorpassato, è arrivato terzo, complimenti ad Alonso, siamo arrivati quarti comunque, ma non siamo affatto soddisfatti di quello che abbiamo visto oggi. Allora, io a sto punto mi faccio le domande. Non abbiamo fatto l'ultimo tentativo per salvare le gomme o perché c'era già qualche problema alla macchina? Perché nelle Q2 Leclerc ha fatto un tempo della Madonna, abbiamo tutti gridato alla pole position, visto che comunque la Q3 ce la potevamo giocare, c'erano buone possibilità. Abbiamo un po' storto il naso, no? Per questa strategia che, per carità, sarà stata fatta, però a questo punto a me il dubbio mi viene, perché la macchina era più lenta. Ora allora, se era più lenta, se era così tanto più lenta, magari aveva dei problemi. Io poi una domanda sta domanda me la devo fare. Questa domanda me la faccio e anche Sainz si era un po' allineato con il setup di Leclerc, ci mancherebbe altro, le macchine non sono uguali. Infatti Leclerc ha avuto problemi e Sainz no, però sto crollo di prestazioni è un po' da rivedere. Perché Verstappen ha stravinto, ha vinto con 11 secondi di, 11, quasi 12 secondi di vantaggio su Perez, con 38 secondi di vantaggio su Alonso e 48 su Sainz. Il giro veloce l'ha fatto Tsunoda, undicesimo, ricordiamo che chi fa il giro veloce ma non si classifica tra i primi 10 non può usufruire del punto bonus. Per il resto, lasciamo un attimo la Ferrari, Red Bull dominanti, complice, le prestazioni imbarazzanti degli altri, non all'altezza, imbarazzanti. Vediamo, secondo Perez a 11 secondi, Alonso a 38, grande gara di Alonso, che era partito un po' dietro, si era già visto venerdì dalle prove libere, che la Aston Martin sarebbe stata una mina vagante. È arrivato al podio, Stroll sesto, senza due polsi, magari in condizioni atletiche di forma migliori, avrebbe fatto una grande gara, ancora meglio di quella che ha fatto oggi. Quinto Hamilton e settimo Russell, le Mercedes sono un po' deluso, il resto siamo tutti nella norma. Ottimo il decimo posto di Albon su Williams, e il dodicesimo posto sempre su Williams di Sergeant, che all'esordio è arrivato dodicesimo, ha fatto una grande gara. Malissimo invece Piastri, che ha avuto problemi con la sua McLaren, si è spenta la macchina durante il cambio volante, quindi anche loro dei problemi, e Lando Norris l'ultimo.
doppiato due volte, imbarazzantissimi, imbarazzantissima, Leclerc, ritirati, Ocon, Leclerc, Piastri, per chi fa il fantacalcio e ha scritto questi qua, schifo, schifo totale, tipo io, niente. Torniamo alla Ferrari, è un anno di svolta, perché c'è il nuovo team principal, c'è Vasseur, che potrebbe essere una svolta rispetto a Binotto, perché l'anno scorso avevamo la macchina forte, ma non avevamo il muretto. Quest'anno probabilmente abbiamo il muretto, che cerca di fare cose, cerca di fare strategie. La strategia era arrivata, anche se con molte polemiche, però aveva dato i suoi frutti all'inizio, ma non c'è stata la macchina, quindi ogni anno c'è un problema. Quando c'è la macchina nel muretto non c'è il pilota, quando c'è la macchina non c'è il muretto, o viceversa. La Ferrari negli ultimi 16 anni la possiamo definire un'eterna incompiuta. Un'eterna incompiuta perché c'è sempre quel qualcosa che non va, c'è sempre quella cosa che ci fa dire ogni anno, neanche quest'anno ce la facciamo. Io penso questo. Purtroppo ci sono tanti fattori. Non ci soffermiamo, non sto entrando nel tecnico perché non c'è molto da parlare di tecnico. O meglio, se vogliamo vederla sotto il punto di vista tecnico, nelle cose basi, tecnico. Abbiamo avuto dei problemi con l'affidabilità anche questa volta. Abbiamo avuto problemi con i pezzi dell'auto, si è staccato il copricoso della ruota, un pezzo del parafango della ruota, già nelle prove libere di venerdì. Avevamo avuto nelle prove libere il problema con l'affossamento del musetto quando la macchina raggiungeva delle certe velocità. Abbiamo visto la macchina in gara non tanto stabile in frenata, forse non era ben bilanciata, però si è arrivati al bloccaggio in più volte e tante piccole cose che ci hanno fatto storcere il naso fino al no power sulla macchina di Leclerc. Quella è stata l'apice, l'apice delle cose che non sono andate per il verso giusto. Per il resto, niente, questa è stata la gara del Bahrain, ha vinto Verstappen, secondo Perez, doppietta Red Bull, ma ricordiamo che l'anno scorso le Red Bull hanno fatto 0 punti, 0 la prima gara, e magari cambia il vento. La prossima si va in Arabia Saudita, è una pista molto tecnica, molto veloce, non si possono fare errori e la macchina deve essere perfettamente bilanciata tra velocità aerodinamica e tenuta di strada, perché ci sono molte curve, al simulatore l'Arabia Saudita l'ho guidata tante volte, certo non sono Leclerc, però so che è una pista difficile e molto cacacazza. Quindi vediamo che può succedere. Signori, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, sempre Forza Ferrari, speriamo che questo sia un anno buono e che le cose cambiano in meglio. Ciao!